Ma buongiorno ragazzi, buongiorno a tutte, come state? Spero tutto bene. Oggi sono felicissima di girare questo video perché questo è un video totalmente inaspettato, nel senso che ho ricevuto questo pacco da Shein e sono veramente contentissima perché io è una cosa che non mi aspettavo assolutamente. Qui abbiamo una letterina da parte di Shein e praticamente Shein l'ha inviato a tutte le ragazze, comunque chi collabora con Shein, e quindi io ho ricevuto questo pacco assolutamente, cioè io non sapevo assolutamente niente, quindi quando l'ho ricevuto ho detto no vabbè, ma che cos'è questa cosa super 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 fantastica, e ho deciso di aprirla con voi. Come vi ho detto, appunto, qui abbiamo il bigliettino appunto di Shein e qui abbiamo un computer, cioè è una sorta di computer con tutti i tasti, tra l'altro bellissimo, e questo secondo me potrei anche riutilizzarlo in qualche modo. E all'interno c'è una sorta di si può dire di gioco, potrebbe essere, vi faccio vedere, perché qui appunto abbiamo la ruota che appunto girandola ci dice che cosa possiamo aprire. Qui abbiamo tutte le varie scatoline e io adesso le voglio assolutamente aprire con voi. Non giocheremo al giochino, le andremo ad aprire tutte insieme, comunque magari la prima la apriamo girando il la ruota. Qui addirittura troviamo anche, aspettate che vi faccio vedere, troviamo anche una sorta di vasetto super carino. Qui abbiamo appunto il vasetto con una piantina fatta così, praticamente con i fiorellini fatti in tessuto, in lanetta, super 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 carina. Poi, allora, dai, giochiamo e vediamo che cosa troviamo all'interno delle scatoline. Allora, io giro la ruota e vediamo che cosa apriamo per primo. Active, la freccettina è su Active. La scatolina, ok, che è questa qui blu. Ok, la scatolina è questa e sono divise in scatoline appunto. Adesso la apriamo insieme, ovvio. Allora, che cosa c'è all'interno? Ah, il pacchettino è questo. Oh, che carino. Allora, troviamo una sorta di marsupio, una sorta di contenitore con l'elastico, quindi da poter legare in vita per andare in palestra, quindi da utilizzare per lo sport, anche quando si va a correre, si va a camminare. Io questo magari lo utilizzerò appunto per la palestra, che devo assolutamente riniziare palestra, anche perché ho rinnovato l'abbonamento per l'anno prossimo. Brava Ale. E quindi carinissimo, quindi dentro avete tutte le cernierine per andare ad inserire all'interno le vostre cosine, telefono, chiavette, lucchetti, eccetera eccetera. Che carina questa cosa. Io direi che giriamo un'altra volta la ruota e vediamo che cosa ci capita. È una figata, cioè ragazze, sono contentissima. Allora, slow, quindi slow abbiamo la casellina gialla, che è l'unica, direi, sì. Qui anche abbiamo una scatolina abbastanza grande. Cos'è questo? Cioè, io già vedo Care Bears, quindi sono gli orsetti del cuore. Che cos'è? Oh, ma che carino! Ma guardate! Degli orsetti del cuore abbiamo l'asciugacapelli, quindi abbiamo l'asciugamano, appunto il turbante per andare in microfibra ad asciugare i capelli. Ma che carino, non vedo l'ora di utilizzarlo questo! Che bello! Cioè, ma ragazze, ma che cosa carinissima! Cioè, sono scioccata, ve lo giuro. Dai, apriamo un'altra casellina, poi le apriamo piano. Tanto sono tutte pressoché identiche. Andiamo ad aprirne un'altra con il colore. Non ne abbiamo più di quel colore lì.
Vediamo un po'. Ragazze, cioè, sono emozionatissima. Niente, slow. Non ce la facciamo oggi. Adesso le altre le andiamo ad aprire così. Volevo giocare ancora un po', ma in realtà... Ok. Zitti tutti, siamo arrivati nelle caselline, quelle verdi. Quindi andiamo ad aprirle insieme. Allora, prendiamo la prima. Ok. Cosa c'è dentro? Questa è la scatolina. Non ci credo. Allora, io questo volevo assolutamente provarlo. E troviamo all'interno Bling Bling, che sono i gioielli appunto da applicare ai capelli, ma potete anche utilizzarli per metterli sulle scarpe, sulle borse, sugli accessori che volete. Però io la utilizzerò, la proveremo insieme magari appunto da mettere qualche gioiellino sui capelli. Quindi abbiamo questo, questo qua era super virale qualche tempo fa. Carinissimo, quindi voglio assolutamente provarlo. Andiamo sempre sulle caselline verdi. Poi qui abbiamo anche un cassettino con una cosina all'interno. Però il cassettino lo apriamo all'ultimo. Non ci credo, ma che carino. Ma che carino. Guardate che cosa troviamo. Sarà un portatelefono, suppongo. Secondo me è un portacellulare da tavolo. Per andare, cioè dei, sempre degli orsetti del cuore. Ma che carino! È super tenero. Sì, secondo me si va a mettere il telefono. Sì, esattamente. E potete utilizzarlo appunto da tavolo. Guardate che carino. Cioè, ragazze, io sono scioccata. Ve lo giuro, sono scioccata. Andiamo avanti con l'ultima casella. Questo magari potete anche decidere di riutilizzarlo in qualche modo, magari da utilizzare i ripiani, non lo so, vabbè. L'ultima casellina verde. Allora, troviamo più cose qui dentro. Che profumo. Ma che carina. Allora, troviamo una Positive Potato. Non ci credo. Ma che carina, non ce la posso fare. Guardate quanto è cute questa patata. Cioè, è una patata fatta tutta, non so se all'uncinetto o ha un nome questa tecnica. Non me lo ricordo. No, amigurumi, è una roba del genere. Comunque, secondo me è una tecnica che viene utilizzata per creare proprio questi cosini qua. È super, super, super carina. Ma che bella. Non profumava di cioccolato questa, ma è... questa qui, che è una tavoletta di cioccolato. Ma che cos'è questa? Ma è un blocchetto. Sa di cioccolato. Ma è bellissimo anche il morso qui. Ed è un blocchetto per scrivere. Ragazzi, cioè, sono scioccata. Ma Shin, ma grazie mille. Wow. Ok. Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo ad aprire le caselline queste qui, viola. Troviamo tre cose. Cioè, tre regali. Ok. Allora, troviamo due cosine di motif. In particolare un paio di orecchini. Fatto così, con le perline. Troviamo un anello. Ok, sempre di motif, e poi troviamo un pacchettino con all'interno degli elastici per capelli. Ok, eccoli qua, super 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 carini, bellissimi, wow, bene, fighissimo. Allora, altra scatolina, questa pesa, cosa c'è dentro? Anche qui un sacco di cose! Non ci credo. Allora, bene, intanto troviamo una spugnetta per il make up, quindi troviamo una beauty blender, eccola qui, una beauty blender, sempre utili, e troviamo due cosine. Allora, questa sono delle unghie finte da applicare, carine. E questo che cos'è? Allora, ma sono pennelli, cioè sono mini pennellini da poter
portare anche in borsa, in viaggio. Sono mini pennelli. Guardate che carini. Super morbidi. Ce ne sono tre per gli occhi e due per il viso. Stupenda, stupenda. Poi, ultima casellina. Sembra un po' di aprire i calendari dell'avvento, ora che ci penso. Cos'è? Una borsetta. Una mini borsettina. Non ci credo, ma è fighissima. Ma che carina! È una mini borsetta rosa con tanto di catenella, adesso di tracollina più che altro. Guardate che carina. Oh, ma è bellissima, è carinissima. Ragazze, abbiamo l'ultima casella qui, l'ultimo cassettino. Adesso lo apriamo. Ok. Potrebbe essere una borsetta vista la sacchettina. Allora, abbiamo un sacchettino così. Potrebbe esserci una borsetta dentro. Vediamo. No, non è una borsetta. Allora, è una cosa che ha la spina. Non ci credo, cioè. Non ci credo, ragazze. È un mini ferro da stiro. Cioè, qui abbiamo la dust bag da portare anche in viaggio. Allora, qui abbiamo la base per andare ad appoggiare il ferro. Qui abbiamo il nostro contenitore per l'acqua. Io non ci voglio credere. E abbiamo un mini ferro da stiro. Cioè, con tanto di vapore, perché voi andate ad inserire l'acqua, quindi direi di sì. Cioè, ma è un mini ferro. No, ragazzi, io sono scioccata, ve lo giuro. Ma è fighissima questa cosa qui. Ma grazie, io sono contentissima di averla ricevuta. Wow, la vedete ancora la mia faccia? Scioccata, sciocco basita, come dico io a volte. Sono veramente contentissima perché abbiamo continuato un po' la questione calendari dell'avvento, mi sembrava quasi, e sono veramente contentissima di averla ricevuta, davvero. Quindi niente, ragazze, io con la mia faccia scioccatissima direi che il video può terminare qui, insomma. Vi saluto, vi mando tanti super mega bacioni, ovviamente spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto comunque compagnia, anche se un pochino breve. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Vi mando un bacione enorme e alla prossima. Ciao!